nuovo video. Buonasera, sì, buongiorno, come sempre, mamma. Sì. E a distanza di un po' di tempo, perché allora l'ultima video ricetta che abbiamo girato insieme erano le ricche fatte in casa del McDonald's. Ah, là, sì, insomma, sì, le patatine. Le patatine e sì, le ricche. Sì, questa sì, è stata la nostra ultima video ricetta. Sì. La nostra ultima video ricetta. Come è andata quella? Bene, perché siamo arrivati, se non sbaglio, quasi a 400 visualizzazioni, quindi è piaciuta ai nostri amici a casa. Ok, speriamo che anche questa piace. Speriamo che anche questa piace. Fatto sta, a distanza di tempo, sapete che ogni tot io con mamma ci cimentiamo qui, tutti i giorni si cucina a casa nostra, lo sapete, dalla colazione in poi è non stop, però proprio a fare video ricette con mamma ogni tanto ci sta. Sì. Quindi quello che vi proponiamo oggi è una video ricetta facile, veloce, e sì, abbastanza pochi ingredienti e di facile, sì, diciamo, reperibilità. Sì, assolutamente. Quello anche che vi pollo. Esatto, quello che vi stiamo per presentare non sono altro che dei straccetti croccanti super speziati al forno, quindi anche tutto sommato di pollo, quindi anche tutto sommato light. Sì, tutto fatto al forno e ok. Vi mostriamo come sempre tutti gli ingredienti di cui avrete bisogno, sotto nell'info box lascerò i soliti ingredienti, quantità e tutto quanto. Sì. Qualsiasi cosa sotto nei commenti, come sempre dico, mamma, scriveteci per qualsiasi delucidazione, okay, diciamo così. La quantità che voi vedrete è per circa 3-4 persone, su per giù. Anche di più, poi dipende quanto mangiate. Esatto. A casa nostra si mangia tanto, quindi tante quantità. Parto io, parti tu? Come è sempre uguale. Dai, parto io. Allora, per fare appunto questi straccetti di pollo al forno croccanti speziati, chiaramente avrete bisogno delle spezie. E ecco qui tutte quelle che metteremo noi. Sono tante perché comunque è un pollo speziato. Poi le spezie vanno, esatto, a piacere. Poi le spezie, no? Vanno a piacere, sì. Noi vi mostriamo quelle che quelle mettiamo noi. Quelle che mettiamo noi. Poi, però poi con le spezie praticamente, esatto, poi con le spezie veramente potete spaziare, spezie spaziate, come vi pare. Esatto. Allora, noi mettiamo in genere il prezzemolo, questo qui secco, però se ce l'avete fresco è meglio, ma siccome c'è finito, a male estremi, abbiamo questo per scorta a casa e vabbè. Usiamo questo. In questo caso va bene, ma se ce l'avete fresco è meglio. Sì, è meglio, sì. Poi avrete bisogno dell'alloro, quindi mitico alloro, timo, col pollo tanto sta bene tutto. Sì. Poi del peperoncino, del rosmarino, dell'aroma per arrosti o grigliate, insomma, per carne, del curry. Noi utilizziamo sempre il nostro fantastico sale affumicato. Affumicato, bravo, aromatizzato. Esatto, i sapori dei cibi. Esatto, questo è il mitico, quello sempre che ci vedete utilizzare in tutte le video ricette, affumicato con legno di faggio, che è incredibile, come dice tu, esalta i sapori. I sapori. Poi della paprika o dolce o forte o piccante, e del pepe nero, oppure anche quello bianco, oppure anche quello là, 4 stagioni, va benissimo. Va benissimo, questa sì, è tutta la stizza delle spezie che mettiamo noi. Potete mettere magari anche dell'aglio polverizzato, che solamente sì, a vero, dire aglio mi viene il male, perché sapete io non mangio aglio, non posso mangiarlo, non perché sono allergica, ma perché proprio non digerisco, quindi il solo pensiero di dirgli mettete l'aglio per me, vabbè, però potete mettere quello, sì, come certo, tante altre spezie, le spezie sono talmente tante che vi potete sbizzarrire. Il pollo, il petto di pollo sano, okay, che poi andrà affettato e fatta a listarelle. Sì, abbiate pazienza, le macchie sottofondo, rumori, ma abbiamo tutte le finestre aperte perché fa caldo, ragazzi. Del pan grattato, ok. L'olio extravergine d'oliva e le uova per condire il pan grattato. Oh, occhio che non si scocciano. No. Ben 3-4, dipende da quante quantità di pollo è. Ok, la facciamo 3-4 uova. Dipende da diciamo quantità così di pollo. Ok, questo è tutto quello di cui avrete bisogno. Adesso, come sempre, mamma, ci giriamo nella nostra cucina e vi mostriamo step by step tutti i passaggi. Tutti i passaggi, ok, sì, non ci resta che incominciare. Per cronaca, qui mamma, come contorno vicino al pollo che state vedendo la videoricetta, ci fa dei piselli. Quindi vi diamo anche l'idea del contorno vicino a questi straccetti croccanti speziati di pollo, ma potete metterci qualsiasi cosa, però i piselli ci stanno bene. Vedere un'idea contorno, visto che stai facendo anche quello, ah, benissimo, ho approfittato. Allora, il tutto parte dal sezionare, come dicevi tu, il pollo e tagliarlo a listarelle, più o meno così, anche un po' più fine, anche questo un po' più fine, sì sì, lo sfini, sì, ok, lo ridivido, quindi sezionare un pochino, far venire striscioline un po' così, un po' all'incirca, sì, così, dai. Poi non è che devono essere perfette, insomma, un eh? Corrichello, ecco. Diciamo abbastanza casarecce.
diciamo così, un po' più grandi, un po' più piccoli, dipende. Ok, e continuiamo per tutto il nostro pollo, levando qualche ossetto di mezzo, insomma sezionare un pochino, c'è un po' di lavoro di sezionare, ma l'importante è comunque ottenere questi, diciamo, chiamiamoli straccetti. Straccetti di pollo. Il pollo qui è bello sezionato, tagliato come vi abbiamo fatto vedere, tutto quanto. In un'altra ciotolina mamma ha messo il pan grattato che adesso va a condire le tante spezie che vi abbiamo fatto vedere prima. Cominciamo con il sale. Le spezie a piacere, il quantitativo, ragazzi. Messe le spezie, una bella mescolatina quella. Cioè, guardate che bello questo pan grattato condito. Che spettacolo. In un'altra ciotola scocciamo le nostre uova. Poi diamo una sbattutina e dicevi... No, in il sale, perché già l'abbiamo messo nel pollo e nel pan grattato, altrimenti viene troppo salato. Perfetto. In ultimo prendiamo di tanto in tanto un po' di pollo, lo tuffiamo all'interno dell'uovo. Amalgamato più che unto, esatto, ben amalgamato. E poi lo tuffiamo nel nostro pan grattato condito con le spezie e continuiamo chiaramente così per tutto il pollo. Tutto quanto il nostro pollo è messo sopra chiaramente una teglia con carta forno. E poi un goccettino di olio a sopra. Vai, un giretto di olio a sopra. Generoso di olio. Ok, generoso di olio, va bene. Sì. Cioè, guardate, già solamente così, senza essere cotto, dà proprio senso di croccantezza. Tu dici le indicazioni per il forno. Il nostro pollo è pronto per essere infornato. Sì. A 190-200 per 40 minuti circa. Poi vedete dal tipo del forno che avete e dalla cottura, quando comincia a essere un po' più giusto il dello. Ok, e per riscaldato sempre stessa temperatura, sempre ventilato per 10 minuti 15? Ah, per scaldare il forno sì. Eh sì, per riscaldare, sì, no? Per scaldarlo sì. Ok, a questo punto, amici, noi che abbiamo per riscaldare il forno per tempo, lo inforniamo, ci vediamo a fine cottura. Ok, il nostro tempo trascorso al forno ed ecco qui il nostro bel pollo croccante. Poi comunque ho fatto una clip come sempre che vedono dopo bene nel dettaglio. Ok. Per fare una cosa un po' più carina abbiamo anche tagliato, come potete vedere, il limone a stella. Cioè, guardate che carino, è semplicissimo da fare, basta appunto incidere in maniera zig zag, aprite il vostro limone e vi viene a stella ed è molto carino come accompagnamento da mettere sul nostro pollo croccante. Poi il contorno ve l'ho fatto vedere, mamma ha fatto i piselli, ma qualsiasi contorno ci sta benissimo. E niente, noi a questo punto vi salutiamo, speriamo che la video ricetta vi sarà piaciuta. Qualsiasi cosa scriveteci sotto nei commenti. A questo punto, visto che è ancora ben caldo, noi ci andiamo a mangiare questo bel pollo croccante speziato con i piselli vicino. E nulla, siccome questo è l'ultimo video della settimana, ecco macchine sottofondo che ci accompagnano. Bene, ragazzi, siamo con le finestre aperte, abbiate pazienza. Siccome questo è l'ultimo video per la settimana, io li saluto perché li rivedo poi da lunedì al venerdì 20:30. Oggi è venerdì, cioè non per noi, ma per loro che stanno vedendo il video. Quindi buon weekend e noi ci vediamo lunedì 20:30 con un nuovo video. Ciao!